abbiamo fatto rosolare una cipolla con le patate, abbiamo messo l'olio extravergine d'oliva, poi abbiamo aggiunto dei piselli, questi surgelati. Dopo la rosolatura abbiamo messo dell'acqua, appena le patate saranno cotte andiamo a mettere l'ova. Poi ci mettiamo l'ova. Ciao. Eccola qua, vedete, già siamo a posto, le patate sono quasi pronte, manca qualche minutino, allora questo è il momento determinante dell'uovo. Si fa un'incisione nell'uovo, tac, e la buttate così. Uno, due, insomma ci mettete tutte le uova. Non dovete assolutamente mescolare nulla, fatelo cuocere tipo un uovo in camicia viene. Solo così. Così. L'uovo si cuoce dentro. Così. E poi lo prendete col sughetto. Appena l'uovo, diciamo, è pronto, andiamo ad impiattare. Buon pranzo, buona cena a tutti. Alla prossima, ciao. Sì, è bello, sta cuocendo l'uovo, bello, bellissimo, un uovo meraviglioso. Piselli, patate, cipolla, acqua, sale, pepe, olio extravergine di oliva, uova. E diciamo, quando avete del pane raffermo, del pane duro, questa qua viene una ghiotticella veramente bellissima. Buona cena a tutti. Ecco, vedete come si cuoce l'uovo? Guardate che bellezza. Lasciamolo cuocere un altro minutino. Visto? E poi andremo ad impiattare. Guarda che bella ghiotticella. Qua ci ho messo, questa qua è un'altra variazione con le piselle. Stasera la proviamo così in bianco, piselli e patate. Ciao, ciao a tutti, ciao. Ghiotta di uova, patate, piselli, questa sera è venuta... Com'è venuta, ragazzi? Buonissimo. Uno spettacolo, guarda. Adesso facciamo... L'ho fatta raffreddare perché mi stavo scottando prima. Guardate, sono le piccole gioie della vita, guardate che bellezza. Guarda l'uovo come si è cotto benissimo, un gusto eccezionale. Le cose semplici e le più belle del mondo. Buona serata, buona cena a tutti e alla prossima video ricetta. Ciao.